È il momento di Carlo Maretti. Eccoci qua, buonasera. Buonasera, sfogate, perché voglio dire, il premio Liomede è bello, però a un certo punto. Quindi sfoga, un bel applauso fa sempre bene. Pure il vescovo fa l'applauso di ritorno. È stato a Bari oggi o non l'hanno invitato? È stato a Bari, ha trovato il passaggio. Com'è andata? Bello, bello. Come te la dici? Vabbè, niente, allora vi chiederete cosa ci fa un comico al premio Diomede. È quello che mi sto chiedendo pure io, perché insomma vedo un parterre di persone di tutto rispetto. Vedo Ventola, il consigliere regionale Ventola, già presidente della provincia, no? Già sindaco, già quando ha così fatto. Il sindaco, come sta andando? Beh, non ci possiamo lamentare. Allora, niente, voi sicuramente mi avete visto in TV, credo, Mediaset, Sky, Telenorba. Sicuramente mi avete visto in teatro, qui a Canosa, in piazza, in mezzo alla strada. Mi conoscete? No, è bello avere un pubblico amico, devo dire. Un pubblico che... Allora, mi presento, io sono un comico nonsense. Che cos'è il nonsense? Il nonsense è quella comicità che è fatta di battute, cose, situazioni che o prendete immediatamente o nulla. Cioè io poi vado avanti. Vescovo, io chiedo scusa, so che poi scapperò da Canosa. Ho anche battute e scherzi da prete, però quelle magari stasera le evitiamo. E c'è un mio cavallo di battaglia che faccio sempre quando apro le mie serate, che è questa: c'è una gallina che sta camminando. A un certo punto incontro una papera e dice: ciao, dove abiti? E la papera: qua. Questo è nonsense, però possiamo far di meglio. Voglio fare un gioco di magia al sindaco, così per rompere il ghiaccio. Sindaco, qui ho un mazzo di carte, scelgo una carta. La guardi bene? Le piace o la vuol cambiare? Mi piace. E tira la tela. Vorrei fare delle letture, perché di tanto in tanto scrivo delle cose, sono sempre tutte battute nonsense. Hai un sottofondo blues? Ce l'hai perché te l'ho dato io. Chiami. Potete ondeggiare con la testa se volete, potete andare a tempo. Scusa un attimo, la toglie. Allora, quando vi chiedo la partecipazione, voi dovete partecipare. Allora, giusto per capire il vostro livello di attenzione, fate come me. Alzate tutti la mano destra, tutti la mano destra. Perfetto, questo è uno degli scherzi da prete, perché questa è la sinistra, capite? Vabbè, riparti con la musica, ma vediamo che succede. Fesserie che scrivo di tanto in tanto, che... Se non le capite, alzate la mano e io ve le rispiego. Se non le capite la seconda volta, chiedete a chi avete accanto, eh? Se poi non le capite la terza, vi do il numero di uno specialista, perché stiamo a parlare di nude. Faccio la prima, vediamo come va, poi magari continuiamo, alziamo il livello. E che lavoro fai? L'oculista. Al policlinico? No, al cimitero. L'oculista. Avete tempo per carburare, però il vescovo l'ha capita, quindi sono sulla buona strada. Presidenta, l'ha capita. Madonna, sta come un mazzo di fiori campestri. Grazie. Va bene, eh? Ok, siamo sulla buona strada. Vado. Papà, il nonno si sente male. E tu alza l'antenna. Va bene, questa la togliamo, presidente. Buongiorno dottore, buongiorno signora, come sta il piccolo? Ecco, a proposito del piccolo, dottore, volevo dire che fa ancora la pipì a letto. Va bene signora, ma deve crescere. Sì, ma il problema è che la fa a letto nostro, perché dorme ancora tra papà e mamma. E va bene, signora, deve crescere. Quanto ha adesso il piccolo? 40 anni. Ehi, questa l'hanno capita a Spinazzola, ve lo giuro. Buongiorno dottore, vorrei... Sì, dottore, poi mi ho messo tu dottore. Buongiorno, vorrei due mozzarelle, tre panini e del prosciutto cotto. Quanto cotto? Basta che non lo bruci. Vescovo, chiedo scusa, questa la devo dire, però... Sono stato in una spiaggia per nudisti. Dopo che il bagnino mi ha aperto ombrellone sdraio, gli ho dato la mancia. Lui mi ha detto: grazie, ma dove cazzo la metto? Ah.
Oh, questo è in tema di mondiali di calcio, ci può stare, guarda. Ti piace il calcio? Beh, dipende dove me lo danno. Cioè, so che non verrò più al premio di Omedi. Amore, dimmi, ho voglia di una cena particolare ma non mi va di cucinare. Take away, quello che vuoi tu. No, questo è difficile. Ho detto a mia moglie, giuro, giuro che se mi lasci mi butto sotto un treno. Lei se n'è andata, però mi ha lasciato gli orari di Trenitalia. O vedi che ci sta ogni tanto la risata al premio Diomede? Mia moglie ha detto, Carlo, ma lo sai che nudo sembra il più grosso? Gli ho risposto, oh, ma lo sai che me l'ha detto pure la tua amica Terry? Beh, faccio quest'altra e basta. Posso fare questa che l'ho scritta oggi? Questa è proprio scema. Al mio colon non posso dire niente che subito si incazza. Ho il colon irritabile. Faccio questa, giuro che me ne vado. Cioè no, aspetta, no, che me ne vado, devo stare ancora. Ricordo ancora la prima donna che mi invitò ad uscire. Disse, esci da casa mia. Vabbè, allora, sono canzoni che ho pubblicato in un CD che qualora dovesse piacere poi basta che alzate la mano, il tempo che lo vado in regia lo masterizzo e ve lo vendo. E che poi la cosa bella quando ci si trova in una piazza del genere sembra di stare veramente in Sting. Funziona, funziona. Sono venuti oggi pomeriggio alle 3:30. Sì, si sente? Tanto non mi aspettate chissà che cosa. Oh, cioè, a proposito, posso fare una cosa estemporanea? C'è una canzone che mi piace tantissimo, scritta tanto tempo fa. Sapete, no, quando si vivono situazioni amorose, lavorative, da cui a un certo punto non se ne può più e si vuole scappare, no? Allora ho scritto questa canzone che si chiama Canzone d'evasione. Attenzione, Wanyu, ci potete arrivare. Canzone d'evasione. Ventola l'ha capita, mi piace. Ah, c'era un generale della finanza prima. Si è dato, eh? Meno male perché io non ho ancora preso i soldi, quindi ci sono andato. Allora, queste sono. Vabbè, vado con la prima, tanto le capite. Il ritmo è sempre lo stesso. Allora, 1, 2 e 1. Mi hai tradito, col calumniere. Anzi, facciamo una cosa, perché di solito io mi esibisco con una band, con un coro. Mi dovreste fare il coro fa così. La 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 la. Proviamo? Così facciamo cortesia alla chiesa. No, deve essere bello, proprio allegro. La 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 la. Vabbè, ma mi hai tradito? Cosa lumiere? La 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 la. No, facciamo una cosa, che di solito anche le ballerine, no, se no non viene bene. Dovreste fare anche la coreografia, cioè sul la 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 la, se muovete le spalle, proviamo, la 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 muovendo le spalle, 1, 2, 3, sta un signore in guardafila che ha mosso solo le braccia, basta il pensiero, vabbè, facciamo il coro, va, mi hai tradito, col salumiere, coro, mi hai tradito, col panettiere, coro. Tradito con il droghiere, stop! Da domani la spesa sai che c'è, la faccio da me. Oh. Immagino, però ne ho scritto una più divertente, sindaco giuro che non lo faccio più. Ehi, poi mi ha data la carta che domani c'ho la serata. Allora faccio questo. Di Sandra ero innamorato, coro. Di Giulia ero sempre appassionato. Con Sandra ero eccitato, stop! Ma alla fine ho conosciuto Umberto e mi sono sposato. Madonna Presidenta, ci vuoi si impazza la seta? Lo so che non mi chiami più, quindi può farci la terza, giuro che me ne vado. Allora, la tripudio, volete la terza? Tanto la devo fare. Allora, io ti vedo mentre guido, coro! Io ti vedo mentre scrivo, coro. Io ti vedo mentre cammino, stop. Ora io mi rendo conto che se sembra un nanzo. Ciao!
scusate, giuro, non lo faccio più.